Violenta aggressione al pronto soccorso dell'ospedale di Caltanissetta, un medico e un ausiliario sono stati colpiti a pugni da un paziente, un giovane con precedenti penali. Ormai non si contano più gli episodi di questo genere, dicono i sindacati e continuano le richieste di intervento, dichiara il segretario territoriale della FSI, USAE, Federazione Sindacati Autonomi Indipendenti di Caltanissetta, che aderisce alla Confederazione Unione Sindacati Autonomi Europei Salvatore Ballacchino. Abbiamo fatto tanto come organizzazione sindacale per sensibilizzare le istituzioni su questa problematica, ma ancora nulla. C'è anche un disegno di legge, disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini e operatori sanitari presso le strutture sanitarie ospedaliere e presidi ambulatoriali di Guardia Medica, presentato su iniziativa del senatore Antonio Scavone e altri 16 senatori. Abbiamo denunciato più volte a procure, questure, prefetture, assessorato regionale alla salute e ai sindaci la mancanza di sicurezza del personale sanitario nelle strutture sanitarie siciliane. Ribandiamo di volere adesso un intervento L'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza.